Ruggero Tosi, dicono che è l'imbarazzo della scelta. Tutti a disposizione, può essere un problema per l'allenatore? No, questo non è assolutamente un problema. A dire il vero, Lucconi non è ancora al 100%, questa sera lo proviamo, tiriamo un pochino la corda per vedere come funziona la caviglia, ancora qualche problema, però conto per sabato di averlo anche lui insieme a tutti gli altri. Quindi formazione quasi al gran completo, ha tenuto a sottolineare il coach Tosi, la squadra sta bene, l'ha dimostrato nelle ultime partite, forse i problemi, le nubi del precampionato e dell'inizio si sono dipanate, si sono schiarite per un cielo sereno sopra la Quattro Torri. Vole, ho solo l'impressione? Ma dunque, le nuvole ci sono sempre, dipende se piove o no. Adesso questo campionato è un campionato in cui se non fai la partita non riesci a vincere, perciò noi per vincere sabato dobbiamo sicuramente fare una buona partita. Loro hanno due buoni attaccanti di mano, esperti, molto forti, uno tra l'altro giocando anche a Ferrara, Mattioli e Francesconi, e sicuramente faranno la loro gara, tra l'altro in casa si esprimono anche meglio. Noi dobbiamo mantenere questo periodo positivo e cercare di fare il massimo per continuare a vincere, perché in questo caso la classifica migliorerebbe sensibilmente. Due risultati utili su due, l'ultimo ti sei anche un po' arrabbiato perché erano tre punti già acquisiti e per poco la squadra non si fa rimontare. Ecco, quanto ti sei arrabbiato dalla panchina si è visto, che chiedevi più concentrazione ai tuoi, che se non erro avevano 7-8 punti di vantaggio sugli avversari e poi si sono fatti riprendere fino alla parità. Sì, la nota positiva è che poi ne siamo venuti fuori, questa non è una cosa da tralasciare. Però il fatto di dover vincere 4 set per vincerne 3 in pratica, perché la partita era già chiusa sul 18-11, è ovvio che faccia un pochino alterare un allenatore che tiene a far buona figura. Però ripeto, il fatto che poi ne siamo usciti credo che sia una cosa molto positiva, che ha dato anche un po' di carica alla squadra. Forse questi cali di concentrazione sono quelli che ti danno maggiormente fastidio e sui quali tu stai lavorando di più, perché poi sono il problema alla base delle prime sconfitte, o è un'impressione sbagliata? No, beh, questa è una cosa che succede spesso nel pallavolo, che è uno sport altamente tecnico e soprattutto di molta concentrazione. Probabilmente è successo che sul 18-11 tutti abbiamo pensato che la partita era già finita e in quel momento avevamo deciso che la mettevamo in discussione. I ragazzi, soprattutto i più esperti, queste cose le sanno e mi auguro insomma non succeda più e cercheremo di evitare che succeda. Ecco, ultima battuta, Gallotto a posto, Marzola, Alzatore, forse sono loro i punti chiave della svolta della squadra? Ma guarda, non credo, io credo che la svolta sia stata sul fatto che ci siamo trovati in condizioni precarie e la squadra ha fatto attorno a questo tipo di problema, ha fatto... ci siamo messi tutti assieme, abbiamo cercato di trovare il bandolo della matassa e credo che siano venute fuori le potenzialità di tutti a servizio della società e della squadra. Questo credo che sia stata la svolta che ci ha fatto fare punti. Vediamo con una curiosità, ma dopo la vittoria avete fatto la solita partita di calcetto e chi ha vinto si dice le due formazioni? E dunque, dopo la vittoria, come sempre, si fa la partita di calcetto. In questo caso la partita è terminata a pari, perciò non siamo stati vincitori né vinti e siamo andati via anche in quel caso abbastanza sereni.